piena continuità con quello che era il mio cronoprogramma, il cronoprogramma di questa governance. Abbiamo fatto grandissimi sacrifici in un anno, così come è emerso anche in termini di prospettiva dal nuovo budget 2020, che partirà appunto nel 2020, a differenza degli ultimi 5 anni con una perdita rilevante, parte con un leggero utile. E soprattutto quello che è importante è che tocca un margine operativo lordo che non abbiamo avuto modo di conoscere negli ultimi anni, pari a oltre 21 milioni di euro. E in questo budget non abbiamo considerato, visto che è un budget molto precauzionale, non abbiamo considerato eventuali ricavi derivanti dalla fase finale del campionato europeo e soprattutto non abbiamo considerato eventuali importi o risorse aggiunte da parte di Sport e Salute. Dicevo, quindi proprio alla luce di questa nuova, di questo impegno, di questi grandi sacrifici, condividendolo proprio con, non solo con il vicepresidente vicario Cosimo Sibilia, ma con il comitato di presidenza, questa mattina, abbiamo lanciato un nuovo modo di intendere l'utilizzo di alcune risorse da parte della federazione. Quindi abbiamo previsto complessivamente uno stanziamento di 10 milioni di euro per far sì che ci possano essere non più risorse a pioggia, ma un modo dinamico di utilizzo delle risorse affinché ci possano essere gli sviluppi di 3 pilastri fondamentali del calcio italiano: il calcio femminile, il calcio giovanile e le infrastrutture. Su queste 3 aree noi abbiamo dato la possibilità, mediante presentazioni di progetti alle componenti, di poter accedere a questi fondi. Inutile dire in premessa, chi oggi si è già portato avanti su questa strada è la Lega Pro, quindi in via sperimentale la maggior parte di queste risorse in questo momento andranno e saranno destinate al calcio femminile in maniera paritetica o paritaria tra la Serie B e Lega Pro, e soprattutto anche una piccola quota alla Lega Nazionale Dilettanti per quanto riguarda tutta l'attività dei campionati regionali. E poi partono i due fondi per quanto riguarda settore giovanile e infrastrutture.